Ritardo, però è stata una giornata abbastanza impegnativa, nel senso che questa mattina, come sapete, si è svolto il Consiglio Supremo di Difesa. Superiore di Difesa? Supremo? Supremo o Superiore? Non so se è Supremo o Superiore. Supremo. Abbiamo poi avuto una serie di importanti colloqui internazionali, in particolar modo con i paesi che fanno parte del G7, i paesi europei e gli Stati Uniti, con il Presidente Obama, il Primo Ministro Cameron, il Presidente della Repubblica Francese Hollande e la Cancelliera Merkel, che avevo anche sentito a parte prima, e quindi sono state giornate ricche di impegno. Naturalmente la cosa fondamentale è la legge di stabilità, che andrei molto rapidamente a presentare insieme a Piercarlo, ringraziando tutte le donne e gli uomini del suo ministero, del ministero di Palazzo Chigi, dell'attuazione del programma, del sottosegretario alla presidenza, che hanno lavorato in questi giorni assieme al MEF per trovare le opportune sintesi di questo, di questa legge di stabilità, che parte con un numero che è uno scherzo. Questo è un qualcosa che funziona anche, no? Perché se uno, no, fermi, scusate, mi tornate a 18? Ecco, no. Bene, allora ci spostiamo un attimo così potete vederla, no? 18 miliardi di tasse in meno, quindi più 18 come l'articolo, sicuramente per molti di voi, ma 18 come le tasse in meno che noi abbiamo previsto per questa manovra. Mi metto di là che almeno si vede meglio. Funziona così? Sì, perfetto, grazie. I dati che vi diamo sono relativi alla differenza tra la legge di stabilità 2014 e quella 2015. In un anno 18 miliardi di tasse in meno. Vi consegniamo questo, questa slide. Molti ironizzano sulle slide, invito a leggerle e verificherete se hanno un senso oppure no. A sinistra trovate le entrate, a destra trovate le uscite. Più chiaro di così, che è successo? Il telefono è spento. Capisco la sovraoccupazione per il mio telefonino, ma non è il mio. Sono 36 miliardi di euro di entrata e di uscita. Nel merito andremo a verificarlo, ma trovate già le voci che credo possano interessarvi. Detta meglio, slide chiare, noi abbiamo con il ministro Padoan cercato di rendervi il più trasparente possibile le misure che abbiamo predisposto. Quindi voi trovate un elenco concreto, puntuale, potrete verificare, e quindi anche a chi dice: ma dove sono, tanto mi ricordo la solita discussione, dove sono le coperture? Ecco, nel dettaglio. 11, il deficit significa il passaggio dal 2,2 al 2,9, 15 la spending, alla faccia di quelli che dicevano che la spending non si sarebbe fatta, 15 miliardi di spending, una grande battaglia contro l'evasione con misure specifiche che adesso andrò a indicarvi, 3,8, 0,6 la banda L, 1 dalle slot machine, 3,6 dalle rendite comprensive dei 2,4 che avevamo già annunciato, perché questa manovra è, e 1 dalla riprogrammazione dei fondi del sottosegretario Del Rio, questa manovra è 2015 su 2014, vi dicevo. Ciò significa che nelle rendite e anche nella spending già ci sono i denari del decreto legge 66, quello degli 80 euro. Spiego? Vado nel dettaglio. 11 deficit ve l'ho spiegati. 15 di spending sono così divisi. 2,7 miliardi vengono dal decreto legge 66, quello degli 80 euro. Ok? 6,1 da risparmi che fa lo Stato. 4 miliardi da risparmi che fanno le regioni, attenzione perché le regioni fanno un risparmio di 4 miliardi sulle previsioni 2015 che prevedevano un aumento di 2 miliardi di euro, quindi il saldo è 2 miliardi rispetto alla finanziaria del 2014, però se lei adesso sì, comunque è così,
nel senso che le regioni decideranno che cosa fare, vengo nel dettaglio adesso a risponderle, 1,2 dai comuni, i comuni avranno però una serie di novità positive nel capitolo uscite per noi, entrate per loro, 1 dalle province. Vorrei essere chiaro sulle province, perché c'è una grande discussione. Noi stimiamo, amiamo, rispettiamo e vogliamo tanto bene ai nuovi amministratori delle province, ma il senso della Del Rio, della legge 56 che modifica strutturalmente le province, è che le province riducono le competenze. Cioè non è che la riforma delle province è che non si elegge più il presidente della provincia direttamente, ma si continua a avere gli stessi soldi di prima. Quindi quest'anno, l'anno scorso erano 9,4 miliardi di euro che sono stati ridotti nel corso dell'anno. Alla fine le province avranno nel 2015 8 miliardi, nel 2016 7 miliardi, nel 2017 6 miliardi. È chiaro che sarà nostra cura incentivare il passaggio del personale, le misure della ministra Madia vanno in questa direzione, ma incentivare le misure di trasferimento del personale dalle province. Del resto, se dalle province rimangono soltanto le strade e le scuole, non è che puoi fare con 9 miliardi per due competenze o quelle che poi le regioni daranno, quando prima facevi con 9 miliardi avendo l'elezione diretta, l'indennità e la struttura delle province. Questo è molto importante, non so se sono stato chiaro, vedo le vostre facce e quindi sono contento, mi sembra di essere stato chiaro. 3,8 miliardi dall'evasione, vi dico come sono divisi i denari dell'evasione, 1 miliardo dallo split payment, 0,9 dal reverse charge autorizzato dall'Unione Europea. Se l'Unione Europea avesse autorizzato anche il reverse charge sulla grande distribuzione avremmo avuto 1,2 miliardi in più, però per il momento non l'ha autorizzato e quindi questo si somma, diciamo, a una serie di battaglie che faremo in Europa, questa è una di queste. 0,3 dal recupero consolidato, 0,9 dalle misure dell'edilizia e 0,7 dal fisco amico. Il totale di 3,8 miliardi di euro è il totale dei direi prudenziale che noi abbiamo di questa grande battaglia contro l'evasione, che non si fa attraverso la lotta al cliente che esce dal negozio, ma si fa attraverso l'incrocio delle banche dati, facendo dialogare le banche dati. È una gigantesca battaglia contro l'evasione, 3,8, diciamo, su questi siamo sicuri. Vediamo se poi avremo altre cose in più, io spero, penso e credo di sì. Però per il momento 3,8. 0,6 la vendita delle frequenze della banda L, 1 miliardo le slot machine attraverso una lotta più serrata all'abusivismo e una modifica del regime di payout dal 74 al 70%, 3,6 sono le rendite, di cui 2,4 finanziari, le misure del DL66, vi ricordate l'innalzamento dal 20 al 26, già fatta questa, del percento della transazione sulle rendite finanziarie, poi vi sono un altro 1,2 miliardi tra l'aumento, questo 3,6 di rendite, che poi significa 3,6 meno i 2,4 già realizzati, sono 1,2 miliardi, di aumento di tassazione su alcune operazioni finanziarie che corrisponde alla logica di diminuire le tasse sul lavoro modificando per esempio i fondi, gli enti non commerciali, cioè le fondazioni bancarie avranno un regime di tassazione meno conveniente per un totale di 450 milioni, come pure i fondi pensione e 300 milioni di rivalutazioni, ok? Quindi sono misure diciamo di natura finanziaria legate alle rendite. E 1 miliardo di riprogrammazione. Il totale fa 36. Sono stato chiaro su queste cifre? Possiamo andare alle uscite? Bene, grazie. Uscite. 9,5 miliardi di bonus 80 euro. Speravo fossero 10, evidentemente alla fine il consuntivo è di 9,5, quindi paradossalmente abbiamo un 0,5 di margine rispetto a quello che immaginavamo di avere, ma comunque sono la conferma sistematica del bonus degli 80 euro. Qui ci starebbe bene alla faccia di tutti quelli che dicevano che non ce la facevamo, ma devo avere un profilo serio e quindi non dirò quello che penso. 5 miliardi è l'IRAP componente lavoro. Attenzione, l'IRAP componente lavoro vale un po' di più, vale 6 miliardi e rotti, ma
Qui noi stiamo facendo un ragionamento sulla cassa e non sulla competenza. Cioè stiamo facendo l'elenco dei denari che si pagano nel 2015, è corretto Piercarlo? Quindi, di conseguenza, nel 2015 l'esborso sarà di 5 miliardi, laddove, scusa, ho fatto un danno, torno indietro, ah, c'è proprio tutto spiegato nel dettaglio, ma che meraviglia, perfetto, andiamo avanti Benino, eccolo qui, no, torno indietro, vabbè, ve l'ho già, sto andando troppo in là, riprogrammazione, perfetto. Allora, il bonus degli 80 euro l'abbiamo fatto, ed è uno, 9 miliardi e mezzo. Poi avevo, però me l'hanno cambiato qui, i 5 miliardi di IRAP, no, torniamo a quello di prima, mi torna meglio perché poi ve lo troverete voi, è messo in un ordine diverso rispetto a quello di prima. 5 miliardi IRAP componente lavoro, bene, l'abbiamo detto ed è chiaro, riguarda il pagamento di denari dell'IRAP, la componente lavoro viene eliminata per sempre, ovviamente a partire dal 2015. Questo vuol dire che le aziende non pagheranno più la componente lavoro dell'IRAP. 1,9 per il contratto a tempo indeterminato, sostanzialmente cosa accade di bello? Caro imprenditore, vuoi assumere un ragazzo a tempo indeterminato? Ti tolgo l'articolo 18 con il Jobs Act. Ti tolgo i contributi con questa operazione e ti tolgo la componente lavoro dall'IRAP. E mamma mia, è di più che vuoi. Ti tolgo ogni alibi. Poi naturalmente magari uno non ce la fa perché non è in condizioni economiche ed è rispettabile questo tipo di impossibilità. Ma per chi lo vuol fare tutti gli alibi vengono meno. È una grande operazione. Misura che non è stata anticipata dai giornali, quindi questa è la notizia, certo darla alle 22 ci rimarrete male, sono 800 milioni per le partite IVA. 900.000 italiani avranno la possibilità di uno sgravio fiscale per 800 milioni di euro, che si inserisce in delle misure che già sono previste soltanto per quelli giovani sotto i 35 anni, purché siano al primo lavoro e abbiano un reddito fino a un certo tipo. In soldoni, chi ha, sono 900.000 in Italia, come partita IVA, un basso livello di reddito, basso, quindi prendono poco, anziché spendere centinaia di euro per il commercialista, decine di euro per le varie tasse, avranno un regime forfettario che porterà alla riduzione di 800 milioni di euro per 900.000 partite IVA, ok? Quelle che stanno sotto i 15.000 euro, quindi quelle che prendono pochino. È una operazione, tu c'hai una partita, un giovane architetto, anche un non più giovane, che quest'anno ha fatto pochissimo perché è andata male, 13.000 euro, tu avrai un sistema di agevolazioni forfettario che ti consente anche di risparmiare sul commercialista, non ce ne vorranno i commercialisti, anzi se poi ce ne vogliono va bene. Siamo alle solite. Bene, l'ultime due voci di questa prima parte riguardano mezzo miliardo per le famiglie e 300 milioni per ricerca e sviluppo, particolarmente caldeggiate dal ministro Padoan e non solo. Andiamo con questa operazione, fate i conti, quindi fino a questa parte di ricerca e sviluppo, a 18 miliardi di euro. La più grande riduzione di tasse mai fatta da un governo nella storia repubblicana nell'arco di un anno. E andiamo a beccare non soltanto gli 80 euro o la componente lavoro dell'IRAP o i lavoratori che possono essere assunti a tempo indeterminato togliendo, come dicevamo prima, gli alibi, ma anche le partite IVA, la famiglia e il credito d'imposta o strumenti analoghi per ricerca e sviluppo. Poi ci sono gli altri 18 miliardi di uscite che vorrei rapidamente enucleare. 6,9 miliardi sono le spese a legislazione vigente. Mi spiego. Questo è un fatto che magari non vi interessa, ma io e Piercarlo noi ci teniamo moltissimo. Cos'è accaduto? Ogni anno, negli ultimi 4 o 5 anni, succedeva che il governo
faceva la legge, la legge di stabilità, poi si lasciava del tempo per mettere a posto un po' di cose. Esempio, le missioni di pace. Voi sapete che tutti gli anni venivano rifinanziate a metà dell'anno, anche noi l'abbiamo fatto perché era così nella legge di stabilità dello scorso anno. Noi abbiamo pensato che fosse un valore di serietà e di trasparenza giocare pulito e metterle in chiaro subito le norme. Cioè noi mettiamo subito le spese, quelle spese che venivano annunciate dopo, con un meccanismo del tutto corretto dal punto di vista procedimentale, ma magari un po', a mio giudizio, discutibile nel rapporto con la pubblica opinione. Voi, come vedete, stiamo facendo una cosa di una chiarezza persino eccessiva, no, eccessiva non è mai niente, però insomma con molta chiarezza e determinazione, questi 6,9 miliardi li mettiamo tutti insieme. Cioè noi abbiamo fatto un'operazione di pulizia e di trasparenza e di serietà. 3 miliardi sono eliminazione di nuove tasse, sono le cosiddette clausole di salvaguardia che erano state previste dal governo precedente. Se noi non intervenissimo, oggi avremmo dal 1 gennaio un incremento dell'IVA, non so di che l'IVA è essenzialmente. 1,5 netti, che vuol dire 2,2 lordi più o meno, sono gli ammortizzatori sociali, la misura che ricorderete era stata prevista insieme al Jobs Act. 0,5 netti, che vuol dire quasi uno lordi, sono gli interventi per la scuola, per gli ingressi dei 149.000 delle graduatorie a esaurimento, a condizione naturalmente che si cambi il contratto, le cose che sapete che abbiamo già detto a proposito della scuola. 1 miliardo di spazio di patto di stabilità per i comuni, in soldoni i comuni avranno il 70% di spazio di patto in più, è una cosa enorme. Mi piacerebbe essere un sindaco in questo momento, perché si allarga lo spazio di patto del 70%. Sostanzialmente vuol dire andare a dare le occasioni a tutti quelli che le vogliono cogliere. 250 milioni sono per la giustizia, qui c'è una riorganizzazione del sistema della giustizia, i tribunali che venivano pagati dai comuni saranno pagati dallo Stato, come giusto che sia, era un impegno che io avevo richiesto più volte al governo quando facevo il sindaco, non mi tocca come si dice in questi casi. 150 milioni sono Roma e Milano, Roma è il riconoscimento degli extra costi per la Roma Capitale e Milano sono interventi per l'Expo. 100 milioni di euro sono la garanzia per il trattamento di fine rapporto, quindi chi vorrà usufruire del trattamento di fine rapporto in busta paga a livello mensile potrà averlo. 1,2 il cofinanziamento dei fondi europei e abbiamo una riserva, di questi tempi sempre meglio avere la riserva che non averla, di 3 miliardi e 400 milioni oltre aggiuntivi rispetto ai dati complessivi. Non so se ho già detto, credo di sì, che nel corso della conversazione telefonica con i colleghi dei paesi appartenenti al G7 abbiamo convenuto un impegno addizionale dell'Italia sulla vicenda Ebola, non soltanto in termini di lavoro, in particolar modo in Sierra Leone, in partnership con il Regno Unito e con le nostre organizzazioni non governative, oltre che con il nostro lavoro di tutti, in particolar modo dello Spallanzani in Guinea e in Liberia, ma la cosa fondamentale è che abbiamo anche stanziato un contributo ulteriore di 50 milioni di euro per dire che prendiamo sul serio la questione Ebola, naturalmente raccogliendo l'appello del segretario Ban Ki-moon delle Nazioni Unite. Però, e ho finito, poi Piercarlo meglio di me potrà rispondere alle vostre domande. Noi facciamo una grande operazione che trovate specificata qua, eccola là, vediamo se l'abbiamo messo, meno tasse per 18 miliardi, gli 80 euro diventano una misura definitiva, via gli alibi per chi deve assumere, zero contributi per i contratti a tempo indeterminato, investiamo nei settori chiavi del paese, scuola, lavoro e giustizia, riduzione del 70% del patto di stabilità per i comuni, più risorse per ricerca e innovazione, operazione serietà, stop alle spese non coperte, è quella cosa che vi dicevo prima, di dirlo subito, i 6 miliardi e 9 di legislazione invariata, spending, la spending vera, ho letto, ma non c'è Cottarelli, per cui la spending è di 15 miliardi. Se ci aggiungete che consideriamo spending anche l'evasione, così erano nei rapporti del commissario Cottarelli, arriviamo a 15 più 3 è 9, 18 è 9.
più delle previsioni che erano state fatte anche dal commissario stesso, recupero e contrasto evasione e le slot machine, e infine libertà per i lavoratori dipendenti di avere il TFR in busta paga. Io credo che si tratti di una grande, grande, grande novità, una manovra che cerca di espandere e di essere anticiclica in un momento di difficoltà quale quello che conosciamo, e che lo fa rispettando i limiti europei, perché dico anche questa così sia definitivamente chiara: noi rispettiamo il limite del deficit del 3% e, come Piercarlo ha scritto nella lettera di accompagnamento che ha mandato al commissario Katainen, è del tutto evidente che per quello che ci riguarda noi pensiamo che per l'Italia valgano quella duplice caratteristica delle circostanze eccezionali e delle riforme strutturali che costituiscono lo strumento per non rispettare gli impegni sul pareggio di bilancio come previsti dal Fiscal Compact. Sapete che il Fiscal Compact dice: potete non farlo se ci sono contemporaneamente circostanze eccezionali, 3 anni di recessione, e riforme strutturali. Io potrei adesso qui annoiarvi con tutte le riforme strutturali che noi stiamo facendo, ma sono talmente evidenti, anzi vorrei ringraziare i leader europei che hanno condiviso la straordinarietà del pacchetto di riforme strutturali che stiamo facendo. Tuttavia, siccome noi pensiamo e crediamo nel percorso europeo, abbiamo comunque inserito un aggiustamento strutturale e quindi un percorso verso, direi più che un aggiustamento strutturale, un percorso nella direzione dell'aggiustamento strutturale, e siamo disponibili a discutere, dialogare e riflettere con la Commissione di oggi, la Commissione di domani e con naturalmente il Consiglio, che nella discussione di HIPR del 23 giugno, qualcosa del genere, ha chiarito in modo molto forte per la prima volta proprio questo passaggio dell'utilizzare gli spazi di flessibilità che ci sono. Quindi noi siamo totalmente dentro il rispetto delle regole europee, per come l'Unione Europea stessa le ha spiegate a proposito delle normative che vi ho detto. Se ci sono delle questioni specifiche, volentieri rispondiamo, non prima però di aver detto 36 miliardi di manovra, non si aumentano le tasse, si riducono, si riduce la pressione fiscale di 18 miliardi di euro. Io credo che siamo davvero in presenza di una profonda novità nella finanza pubblica italiana. Naturalmente rispetto chi non la pensa come noi, però vorrei per una volta che ci aiutaste a far emergere i numeri, perché tra la stabilità del 14 e la stabilità del 15 ci sono 18 miliardi di tasse in meno, e credo che sia un grandissimo messaggio che va al cuore delle italiane e degli italiani. Le domande? Prego. Presidente, buonasera. Alfonso Palumbo, Prisma News. Vado velocissimo. 1 miliardo per le slot machine. Posso chiederle che cos'è che magari l'ha frenata nel non poter aggiungere qualche altro decimale in più, 1,1, 1,2, 1,3? Approfitto anche per chiederle questo. Ho visto riserva di 3,4 miliardi, se non sbaglio. Sono cattivo. Per caso sono stati anche calcolati i 33 milioni che dovremmo aver perso per ciò che riguarda il mancato rispetto dei termini per il tunnel della Maddalena, parlo del TAV in Piemonte. Le dico questo perché meno di un mese fa il commissario di governo Virano se ne uscì con delle dichiarazioni molto tranquillizzanti. Ecco. Sì, no, e poi chiudo. Dai, se mi fa una domanda. Ma poi, visto che si parla anche di Roma. Di Roma, Roma-Milano. Io qui la tiro per i capelli, le chiedo perdono. Ieri abbiamo avuto il convegno sulle utilities. Ci è sembrato di capire che Acea sia sul mercato, sia in cerca di un compratore. Condivide questa sensazione? Glielo chiedo anche perché è probabile che lei abbia avuto dei rumors in questa sua trasferta londinese. Magari se ci può dare qualche ragguaglio. Grazie. Ma su che cosa, scusi? Su Acea? Cioè, io sto presentando una nuova 36 miliardi e lei mi chiede se io so i rumors di Acea. Ma io su questo risponde Piercarlo, che è bravissimo. Se i rumors e su Acea. Prego. No, non rispondevo alla domanda di Acea da quando facevo il sindaco di Firenze. Prego. Angela Mauro, Post. Visto che ha accennato ad una telefonata con la Merkel, mi chiedevo se ha ricevuto delle, non so, avvertimenti, preoccupazioni o delle rassicurazioni sulla nostra legge di stabilità. La domanda è d'obbligo. E poi un flash su Ebola.
Visto che c'è stata la conference call, c'è qualcuno della Lega in Italia che chiede la chiusura delle frontiere. Volevo sapere se il tema è all'ODG e cosa ne pensa lei. La chiusura delle frontiere? Sì, qualcuno ha cominciato a chiedere. Bene, altre 3 o 4 domande? Prego. Un attimo. L'ipotesi? Se è stata definitivamente archiviata l'ipotesi dell'inserimento di una tassa unica sulla casa in sostituzione tassa unica dei comuni, bene. Della tassa unica, sì. La diminuzione delle imposte a livello nazionale sarà invece recuperata da un aumento della tassazione a livello regionale, dal momento che le regioni hanno già detto che con i tagli saranno necessarie nuove imposte. L'ultima. Taglio delle partecipate, scatti per la sicurezza, avevamo capito. Una domanda per volta, no? Siete meravigliosi. Se ci può spiegare un po' meglio il meccanismo del TFR, da quando TFR, parte. Tagli delle partecipate, TFR e sicurezza. E per precisione, 4 miliardi alle regioni, contando che l'anno prossimo ci sarebbero stati 2 miliardi in più, che erano quelli del fondo sanitario, che non sarà aumentato di 2 bene. Miliardi. Lei ha fatto solo 4 domande, ne voleva fare un'altra? No, bene. Una semplice. Tu stai segnando, vero, perché no? No. Si va a memoria. Semplice. Posso Lisa Iotti, presa diretta. Mi può dire solo quanto vale in termini di crescita di PIL questa manovra? Queste sono domande da Padoan. Poi altre. Prendiamo tutte insieme così finiamo. Prego. La ruffa di G2. Nei 3 miliardi e 4 di riserva ci sono anche i fondi che potrebbero servirci in un negoziato con l'Unione Europea? Bene. Poi? Prego. Poi fermatevi, se no si fa l'after hour, lo faccio per voi, domattina inizia il vertice Chiara Asia, Romano, poi. Virus Rai 2. E in questi giorni l'ha messa un po' in imbarazzo all'interno del suo partito il fatto che è stata definita una manovra di destra, per quanto riguarda soprattutto... Chi l'ha definita una manovra di destra questa? Alcuni organi proprio di destra, per quanto riguarda la diminuzione delle tasse, no? Questa è una domanda da Padova. Queste sono domande da Padova. Prego! No, aspetti, sta arrivando il microfono, prego. Valentina Giancaspro, agenzia di stampa Omni Roma. Due domande veloci. Lei ha detto a Roma e Milano 150 milioni. Quanti a Roma e quanti bene. A Milano? E se ci sono risorse per il TPL all'interno della legge di stabilità, TPL di Roma Capitale? Pure? Sì. No, se volete vi paghiamo anche il biglietto. Cioè, no, prego. Livia Michilli, Sky TG24. Avrà visto la cattiva performance delle borse europee, in particolare il tonfo di Milano. Secondo lei sono segnali di preoccupazione di che cosa? Qualcuno ha fatto riferimento anche alla giornata di oggi, alla presentazione della legge di stabilità, alla valutazione da parte di Bruxelles delle varie leggi di bilancio, la Francia. Comunque lei, qual è il problema secondo lei? Allora, provo a dire un po' di risposte, però lascerei a Piercarlo il grosso delle questioni di natura economica e mi limiterei a fare alcune valutazioni di natura politica. Intanto vorrei specificare una cosa, perché mi arriva un messaggio su questo. Sulla scuola abbiamo scritto 0,5 perché si parla di indebitamento netto. È un'operazione che vale 1 miliardo di euro, quello necessario ad assumere tutti e 149.000 gli appartenenti alle GAE, graduatorie a esaurimento. Anzi, io credo che su questa voce qui avanzeranno un po' di quattrini, ma questa è una mia opinione personale. Quindi deve essere chiaro, sulla scuola c'è il mantenimento dell'impegno, noi mettiamo le voci nette, non quelle lorde. Volevo anche dire, non c'entra nulla con le vostre domande, ma mi sottolinea Del Rio dalla regia, di sottolineare anche come oggi abbiamo individuato il posticipo delle tasse per i comuni alluvionati come Genova, che potranno avere un piccolo, domani il ministro Padoan firmerà l'ordinanza con l'individuazione dei singoli comuni. Naturalmente arriviamo all'ultimo tuffo, ma è come era ovvio che sia, perché purtroppo queste drammatiche vicende alluvionali sono arrivate nelle ultime ore, e quindi domani sarà l'elenco di quei comuni, ovviamente per chi non ha ancora pagato, che potranno rinviare il pagamento. Allora, mi limito a un paio di considerazioni più di natura politica.
Io credo che Ebola sia una vicenda molto complicata, molto complessa. Noi siamo profondamente preoccupati, come tutti i nostri partner, per ciò che sta accadendo, e contemporaneamente convinti che una reazione comune, condivisa, forte della comunità internazionale riuscirà a essere incisiva. Naturalmente su questo poi c'è chi gioca la carta della paura o della preoccupazione. Tra l'altro mi viene bene da sottolineare come proprio in questi giorni si sia chiuso l'accordo per superare l'esperienza di Mare Nostrum e arrivare all'operazione Tritone, che è un'operazione che vede il coinvolgimento non solo dell'Italia, io dico meno male, dopo tanto tempo che aspettavamo questo tipo di risposta. E quindi chi cerca di fomentare e di giocare sulla paura credo che stia dando un messaggio semplicemente ingiusto. Naturalmente l'allerta è massima, l'attenzione è un'attenzione molto forte, è un'attenzione forte in tutto il paese, ma un'attenzione forte a livello internazionale, europeo e internazionale. Io credo che domani, durante il vertice ASEM, sarà particolarmente importante sensibilizzare, come già abbiamo fatto, tutti i paesi europei, ma anche i paesi asiatici. Domani il ministro Lorenzin a Bruxelles presiderà la riunione dei ministri della salute, e la settimana prossima, durante il vertice del Consiglio europeo che si terrà il 23 e 24, continueremo a lavorare nella stessa direzione. Le questioni legate alla, e poi mi fermerei, le questioni legate alla situazione internazionale. Certo, c'è tensione non solo sui mercati, c'è tensione tra Russia e Ucraina, e sottolineo l'importanza del lavoro che stiamo cercando di svolgere, che porterà alla colazione, intesa come breakfast, di venerdì mattina con Putin e Poroshenko. C'è tensione molto seria tra Siria e Iraq, c'è tensione in Libia. Ci sono dunque tensioni geopolitiche che almeno parzialmente spiegano le difficoltà anche economiche che si sono registrate sui mercati. Naturalmente i mercati hanno anche altri motivi, a partire dalle crisi di alcuni paesi. Io credo che questa misura, che la misura della legge di stabilità, sia un segnale di grande forza dell'Italia. 36 miliardi di euro, riduzione dei tassi di 18 miliardi e rispetto dei limiti europei. Credo che dunque sia una dimostrazione di concretezza, solidità e determinazione da parte del nostro Paese, e che non possa certo essere vista come un elemento problematico. Quanto al colloquio col cancelliere Merkel, con la cancelliera Merkel, è un colloquio che spesso si ripropone, nel senso che ci sentiamo spesso, e era finalizzato a predisporre la discussione anche in vista della conference call che abbiamo avuto e degli appuntamenti di domani, anche alla luce della preparazione dell'incontro delicato con Putin e Poroshenko del giorno venerdì. Per Carlo, io direi che sugli altri argomenti, se vai tu, è meglio. Meglio di Per Carlo può rispondere ai temi dei negoziati. Io non so se lei negozierebbe con lui o con me. E la ringrazio per la stima. Ma vuol dire che io cedo prima, questo perché... Non direi, però... Non so se mi ricordo tutte le domande, perché pensavo che siccome rispondevi tu io non dovevo prendere nota. Quindi. Quella sua CEA, ti rispondo io dicendo che non ho sentito rumors. Neanche io ho sentito rumors, quindi non abbiamo sentito rumors e niente, è finita lì. Ci sarà una semplificazione delle tasse locali, sicuramente questo è un obiettivo del governo, non c'è in questa legge. Ma ci sono molte altre occasioni in quali questa questione potrà essere affrontata in modo ordinato e strutturale. Abbiamo la delega fiscale, come sapete, che ci dà ampio spazio nei prossimi mesi di considerare queste questioni. Le regioni aumenteranno le tasse? Non lo so, ne hanno la possibilità, ma in generale penso che questo sarebbe, al di là dell'ammontare eventuale di aumenti, un segnale buono, perché questo ridistribuisce le responsabilità della politica di bilancio tra livello nazionale, livello regionale e locale, e quindi va verso un, chiamiamolo così, federalismo fiscale più efficiente.
Tagli per la sicurezza, c'è il blocco dei contratti, questo sapete, non c'è il blocco degli scatti, quindi da questo punto di vista non c'è una novità rispetto a quello che già sapevamo. Qual è l'impatto sul PIL? L'impatto sul PIL noi l'abbiamo prudenzialmente messo allo 0,6, il PIL programmatico, come si dice in gergo, allo 0,6. Qui c'è una questione metodologica complicata, e che è la valutazione dell'impatto delle riforme strutturali, che sono una componente essenziale non della legge di stabilità, ma della strategia di governo. Ci sono vari modi per computare questi impatti che esistono. Noi tendiamo ad essere prudenti, quindi pensiamo che ci sarà un crescente aumento del tasso di crescita del PIL nel medio termine, quindi diciamo che nel 2016 ci saranno impatti delle riforme prese adesso più forti di quanto non sia il 2015 e così via. Può darsi che ci siano miglioramenti inattesi della crescita, questo dipende anche dal recupero del clima di fiducia che io penso verrà proprio perché c'è una strategia di governo. Da questo punto di vista, se posso fare una battuta più che una risposta sul fatto se sia di destra tagliare le tasse, il che vuol dire per la legge della simmetria che di sinistra vuol dire aumentare le tasse, non credo che sia questo. Credo che il problema sia quello di dare più spazio agli investimenti e stimolare l'associazione tra investimenti e occupazione. Questo è l'obiettivo principale della manovra di governo. Anche qui richiamo l'attenzione sul fatto, già richiamata dal Presidente del Consiglio, che c'è una forte complementarietà fra misure strutturali, vedi Jobs Act, e misure finanziarie, pure strutturali, tipo taglio delle tasse sul lavoro. Per cui noi stimoliamo le imprese ad assumere, sia dal lato della domanda, cioè le imprese hanno più voglia di assumere, sia dal lato dell'offerta, è più facile assumere. Quindi l'insieme di queste cose, secondo noi, darà un sostegno all'occupazione, e se l'occupazione riprende, riprende la fiducia e soprattutto ovviamente riprende la crescita. Quindi io sono molto positivo che in misura crescente queste le azioni che sono contenute in questa legge di stabilità daranno frutti importanti. Il fondo di riserva che serve? Serve ad avere una riserva, nel senso che fa parte di una prospettiva pluriennale della manovra di bilancio. Ci sono vari modi in cui questo potrebbe essere necessario, fra questi semplicemente anche il miglioramento dell'indebitamento e quindi il consolidamento. Non abbiamo una ragione specifica per aver accantonato. È una politica di finanza sana che oltretutto ha un orizzonte di medio termine. Questo lo fanno molti paesi che sono in condizioni fiscali migliori del nostro. Penso che sia utile anche per sostenere la fiducia dei mercati. Ultima cosa sui mercati, trovo veramente fantasiosa l'idea che il crollo globale dei mercati che c'è in Asia, negli Stati Uniti e naturalmente in Europa sia legato all'aspettativa di questa conferenza stampa di questa sera. Penso che noi dovremmo esserne lusingati, però purtroppo non è così, non abbiamo questa capacità di muovere i mercati con questa dimensione. La verità è un'altra, ne abbiamo parlato molto a lungo agli incontri annuali del Fondo Monetario Internazionale la settimana scorsa. I mercati stanno scontando quello che potremmo dire in una parola semplice, un eccesso di euforia. Le borse erano salite in misura incredibile, al di là di quanto potesse essere giustificato dall'andamento delle economie reali, c'è stato quello che in termine tecnico si chiama un repricing, cioè un riprezzamento delle attività finanziarie verso il basso, perché le attività finanziarie, quindi le borse e anche i titoli, erano sopravvalutati. Questo naturalmente non è una buona notizia nell'immediato, perché ci costringe di considerare la situazione peggiore, potrebbe essere letta al contrario, cioè siccome c'è un riaggiustamento dei prezzi, adesso ci si può muovere con più stabilità nel medio periodo. Quindi ne siamo vittime anche noi, tutte le borse sono cadute, francamente identificare un fattore italiano mi sembra, lo ripeto, fantasioso, però io di cose fantasiose da quando faccio sto lavoro ne sento tantissime. Volevo dire, le slot machine c'è un miliardo. Sì, certo, sì, ma si poteva, certo, sì, sì, è vero, si poteva aumentare tutto. Tutto si può aumentare. Sì. Mi scusi, la sua domanda è stata chiara, la nostra risposta è stata fin troppo chiara. Sì, si poteva. Io penso che ci sia un miliardo in più sulle slot machine, mi sembra che non sia un tema banale. Volevo dire due cose politiche,
La prima, Piercarlo mi dà un assist per schiacciare facile. Io potrei anche dirvi che allora è di sinistra abbassare le tasse in Italia, però questo è un discorso che poi ci partirebbe in un dibattito culturale con Angelino, con tutti gli altri. Allora rimettiamoci i puntini sulle i. Mentre altrove la riduzione delle tasse è più un fatto appannaggio di alcune forze politiche o culturali, ideali o ideologiche, in Italia abbassare le tasse non è né di sinistra né di destra, ma è da persone normali, perché si era arrivati a un livello pazzesco. Primo tema. E su questo chi ha seguito il ragionamento di Piercarlo non può non averlo colto, ma ho visto qualche occhino tipico del giornalista scattare quando lui ha detto una cosa che è evidentemente una provocazione. Il tema se le regioni aumentano fanno bene, non vorrei che domani fosse il titolo dicendo le regioni fanno bene a aumentare le tasse, ma è esattamente la declinazione di questo ragionamento che Piercarlo ha fatto adesso. Le regioni hanno tranquillamente lo spazio per non aumentare le tasse se vogliono, perché le regioni hanno 4 miliardi giusto sulla finanziaria, compresi quei 2 miliardi di cui si parlava prima a proposito del fondo sanitario. Poi il fondo sanitario che vuol dire? Una cosa sono le prestazioni e noi non le tocchiamo, però famoso esempio, se la sua siringa costa 100 e la siringa in Calabria e in Veneto, che ormai le siringhe calabresi e venete sono l'emblema della discussione, noi dobbiamo portare la siringa calabra o calabrese a costare quanto la siringa veneta. E io credo che non sarà possibile, conoscendo quell'autentico riformista che è il presidente delle regioni, Sergio Chiamparino, che uno come lui alzerà le tasse, anche perché, fatemela dire in questo modo, perdonatemi, ma con 16 miliardi, 15 miliardi di spending, fatta di cui la stragrande maggioranza fatta dallo Stato centrale, se alle regioni viene chiesto un piccolo sforzo, io credo che non ci sia un italiano che non condivida l'idea che anche le regioni possono fare qualche sforzo in più partendo da se stessi. Poi vige il ragionamento molto serio fatto da Piercarlo, anche perché noi stiamo cercando di affermare un principio di responsabilità. Se il mio presidente di regione mi aumenta le tasse, o il mio sindaco, potremmo dire, perché vale lo stesso principio, io dovrò valutare se quei servizi sono all'altezza o no. E lì entra anche la discussione sulla local tax, alla quale non ho risposto, che confermiamo, anche se non è ancora prevista in normativa adesso, ma che contiamo di introdurre, che porta a dire se il sindaco Padoan ha le tasse allo 0,5, il sindaco Renzi allo 0,8, ma il sindaco Renzi decide di investire di più sulle scuole o sugli asili nido, l'importante è che sia chiaro qual è la tassazione del sindaco Renzi e del sindaco Padoan e il cittadino possa decidere se quell'aumento, chi l'ha fatto, sindaco, mi ricordo quale sindaco Renzi ha fatto, è un aumento che vale la pena di essere sostenuto anche col voto. Non so se sono stato chiaro o se vi ho ulteriormente complicato la vicenda. Ci sono poi tutta una serie di dettagli, ma sono le 10:30, per cui non ve li daremo, sul TFR, ringrazio chi ci ha lavorato, però ecco, lasciatemela dire così. È una manovra finanziaria, si può dire finanziaria ancora? Assolutamente sì. Si può dire che realizza tutte le cose sulle quali in questi mesi ci avete detto, in molti, più o meno in buona fede, ma non ce la farete mai. Mi sembra di essere come quella volta in cui abbiamo lanciato gli 80 euro. Tutto a dire, ma non ci sono. Poi però manca le coperture. Poi quando c'è le coperture, ma non ci sarà la stabilizzazione. Oggi siamo a presentare una manovra che è veramente una manovra seria, che ha le caratteristiche che ricordava Piercarlo in questa cornice così delicata a livello internazionale, così delicata a livello internazionale, e noi continuiamo a essere ostinatamente convinti che il crollo delle borse di oggi non dipenda dalla manovra finanziaria italiana o dalle dichiarazioni che possiamo fare noi. Se poi abbiamo questo potere taumaturgico o drammatico, vorrà dire che lo cercheremo di utilizzare bene per i prossimi mesi. Domani avrete i testi nel dettaglio, credo che li avranno domani? Le slide saranno a disposizione già stasera, quindi oggi spero che apprezziate che stavolta c'è stato un elemento di chiarezza anche con i numeri, voce per voce, capitolo per capitolo, e vi auguriamo di cuore una splendida nottata. Arrivederci a tutti, grazie.